sta investendo contro i fake news con l'unità che l'Unione Europea ha istituito poco tempo fa, fatta di 80 persone. L'ultima domanda a Luigi Di Maio. Lei ha detto che ci sono paesi, giusto prima nel suo intervento, che ci sono paesi costretti di entrare nell'euro. Ci può spiegare in che modo e a chi si riferisce e quando è successo? Grazie. Allora, riguardo la propaganda, io sono proprio nella Commissione di Sviluppo Regionale in cui si sta decidendo di sottrarre fondi importanti proprio alla politica di coesione, quei fondi europei che dovrebbero aiutare le regioni a risolvere il gap fra una regione più sviluppata e le meno sviluppate, proprio per fare propaganda. La nostra azione nello specifico è quella di chiedere, ok, si fa informazione in senso positivo ma anche in senso negativo. Però la Russia sta facendo una forte propaganda contro l'Europa, per cui perché l'Europa non deve cercare di fare una controinformazione? Deve essere obiettiva, dire, lo abbiamo detto anche prima, sarebbe più corretto parlare ad esempio di un libro nero, parlare, se si continua a negare l'evidenza che così facendo l'Europa andrà allo sfascio, e si continuano a proporre soluzioni che soluzioni non sono, l'Europa morirà da sola. Fare una propaganda, già la parola stessa propaganda lo dice, vuol dire negare le negatività. Essere obiettivi è un'altra cosa. Prendere il buono partendo dai trattati di Roma che adesso stiamo festeggiando, ma partire da quelle basi, che sia un progresso sociale soprattutto e poi un progresso economico. Quindi non è che sono pochi soldi, sono tanti soldi e poi sottratti sempre da quella politica di coesione che è diventata il salvadanaio. Guarda caso in questo periodo storico in cui, e lo diceva proprio, la proposta della Commissione parla per dare risposte contro i populismi e gli euroscetticismi. Invece no, bisogna capire perché queste forze vanno avanti, prendono piede e le popolazioni si rivolgono a loro per avere un vero cambiamento. Di base cosa c'è? C'è che questa Europa non va bene, l'Europa dell'austerity, l'Europa che non affronta i problemi, che non rende partecipi i cittadini, e allora bisogna non solo informarli correttamente, ma reagire e dare soluzioni serie. Non si fa una propaganda perché la Russia ci viene contro. Ci viene contro per quale motivo? Perché i cittadini non vanno sempre meno a votare? Perché vanno sempre a votare anche e soprattutto alle europee? Per quale motivo? Vogliamo più Europa? Vogliamo meno Europa? Che tipo di Europa vogliamo? Noi ve l'abbiamo detto con queste proposte. Possiamo avere la risposta anche sui paesi obbligati a entrare? E poi rispondo io. Sì, molto rapidamente. E poi una domanda sola, visto che ci sono molte richieste. Perché qualunque tipo di informazione deve avere come base l'obiettività. E se si fa propaganda contro la Russia, si dovrebbe allo stesso modo fare una seria informazione su quello che è stato fatto nei confronti della Turchia. Abbiamo autorizzato un pagamento di quasi 10 miliardi di euro alla Turchia, bypassando quelle che erano il normale processo legislativo europeo, semplicemente sulla base di una volontà politica che, quando fa comodo, supera qualunque legge, qualunque tipo di regolamento. E quindi un paese che politicamente si sta comportando molto peggio di come si sta comportando la Russia, sta facendo una politica di estrema aggressione, e quindi dovremmo essere obiettivi. Se facciamo propaganda, e io non la chiamerei neanche propaganda, non stiamo qua a fare degli sponsor, utilizziamo come cardine l'obiettività, perché ad oggi la nostra propaganda contro la Russia dovremmo avere il coraggio di dire che ha devastato il nostro mercato interno. Oggi chi paga il prezzo delle sanzioni imposte alla Russia è l'Italia. Ci sono settori, non solo dell'agroalimentare, ma anche per esempio i settori della produzione calzaturiera. Sono stata nelle Marche e ho visto la devastazione di quella che è una propaganda fatta in maniera completamente sbagliata. E allora utilizziamo dei parametri di giustizia, di obiettività, e poi contrastiamo quelli che possono essere i fenomeni di populismo, perché altrimenti utilizziamo due pesi e due misure
per paesi che stanno comportando in maniera estremamente dannosa nei confronti dell'Unione Europea stessa. Gli abbiamo dato 10 miliardi a un paese che sta violando non solo i diritti umani, ma anche le regole del commercio. Questo è gravissimo, quindi utilizziamo canoni obiettivi. La domanda della testata franco-tedesca mi consente, non mi ricordo, mi scusi il nome del giornalista, mi consente di ancora una volta sottolineare la differenza che c'è per noi tra Unione Europea e Unione Monetaria. Nel senso che oggi l'ingresso nell'Unione Europea viene barattato con l'obbligatorio approccio progressivo con l'Unione Monetaria. Tu devi entrare prima o poi nell'Unione Monetaria se vuoi stare nell'Unione Europea. Questo meccanismo per noi si può superare con una clausola di opt-out permanente, che significa che chi vuole stare in un'unione politica come l'Unione Europea, che deve cambiare, vi abbiamo detto anche un po' come, ovviamente non abbiamo affrontato del tutto la questione di quanti siano i valori su cui dovrebbe investire molto di più l'Unione Europea, stiamo parlando della solidarietà, della lotta alla povertà, ma in generale noi pensiamo che chi fa parte dell'Unione Europea possa avere la possibilità di non stare mai nell'Unione Monetaria. Questo rafforza anche la nostra possibilità come Paesi membri di far parte di un'unione politica dove si perseguono obiettivi politici e dove banche e in generale politiche monetarie non abbiano il sopravvento su tutti gli altri valori fondanti che in teoria dovremmo stare celebrando qui in questi giorni a Roma dopo la ricorrenza dei 60 anni. Onorevole Di Maio, buongiorno. Mi chiamo Wolfgang Achtner, sono un corrispondente freelance. Volevo agganciarmi ad una delle cose che ha detto lei parlando della questione dell'immigrazione, dei migranti, ovvero sia che fondamentalmente noi qui in Europa e non solo siamo responsabili dei motivi per cui queste persone vengono qui. Proprio in quest'ottica volevo chiederle una cosa, perché l'Italia ed altri paesi si stanno adoperando per fermare questi migranti in Libia. Noi sappiamo benissimo, lo dicono tutte le testimonianze dirette, lo dicono organizzazioni non governative e diplomatiche, che la Libia è un inferno, a parte che in questo momento non è uno Stato, e quelle persone preferirebbero buttarsi in mare piuttosto che essere bloccate lì. Tra l'altro, economicamente, quando si espelle qualcuno dall'Italia, e questo deve essere inviato con l'aereo con due agenti, viene a costare qualcosa come 15.000 euro. Non sarebbe meglio investire quei fondi in quei paesi, ovviamente non dandoglieli e basta, ma con delle strutture che possono garantire un buon uso per permettere, perché quelle persone lì aprono delle imprese e ci vivono, e comunque non è importante capire che queste misure temporanee sono come mettere un cerotto quando il problema è molto maggiore. Se le persone non hanno sicurezza in casa, noi vendiamo le armi o gli distruggiamo l'economia, continueranno a venire. E allora, ecco, mi scusi, la domanda specifica, in quella direzione lì cosa proponete? No, è chiaro. Grazie. Allora, su questo tema, prima di tutto mi permetta di dire che andare a fare un accordo con al-Sarraj significa fare un accordo col governo sedicente, governo più debole di tutta la Libia, probabilmente con un governo fantasma a cui andremo a dare dei soldi, ma che in realtà governa una piccola porzione del territorio libico. Quindi la strada che sta seguendo Minniti e il governo Gentiloni è fallimentare in partenza, perché sta parlando ad un governo non legittimato. Noi siamo sempre stati quelli che spingono per l'autodeterminazione dei popoli. Se i dittatori si devono buttare giù, li devono buttare giù i popoli di quel paese, non le bombe della NATO o le no-fly zone dell'ONU, come abbiamo visto in passato. Quello che io penso sulla questione dell'immigrazione è che c'è un diritto d'asilo europeo in questo momento omogeneo, uniforme? No. Dobbiamo cominciare ad istituirlo. Quando lei dice investire soldi, non investire soldi, chi li deve investire? L'Unione Europea oppure sempre l'Italia, perché quando si tratta di immigrazione ce ne dobbiamo occupare solo come Stato? Io penso che il paese Italia, lo Stato italiano oggi, lo dicono i dati, abbia qualcosa come 9 milioni di poveri
e 17 milioni di italiani a rischio povertà. Abbiamo un serio problema occupazionale, c'è una parte dell'immigrazione che riesce ad essere accolto nel sistema lavorativo italiano, un'altra parte invece dei migranti, proprio perché per i trattati internazionali non possono stare qui, devono essere rimpatriati. Qualcuno dirà dove? Bisogna fare degli accordi, bisogna fare degli accordi con i paesi di provenienza, e siamo d'accordo, ma come pensiamo di stabilizzare la Libia se, che è uno dei paesi critici del Mediterraneo, se continuiamo ad infierire nelle dinamiche politiche di quei paesi con governi come quello di al-Sarraj? Il vero discorso è che noi paesi occidentali dovremmo lasciare a questi paesi e a quelli confinanti, che magari hanno anche più capacità di diplomatica di noi, perché hanno più credibilità, perché noi lì ci abbiamo le piattaforme petrolifere, quindi non siamo molto credibili andando lì a dire guardate, per il vostro bene vogliamo la pace. No, per il vostro bene ci vogliamo stabilità per continuare a prendere petrolio, e questo ci rende poco credibili. Coinvolgiamo paesi che sono non in conflitto di interessi con regioni come la Libia e cominciamo a far lavorare loro intorno ai tavoli per stabilizzare quei paesi, ma non imponendo governi sulle portaerei, abbiate pazienza, come quello di cui parlavo prima. È logico che sia auspicabile, e su questo sono d'accordo, che si facciano trattati non solo per i rimpatri, ma anche per coloro che sono detenuti. Noi abbiamo una popolazione detenuta nelle nostre carceri di stranieri che è enorme, e dobbiamo cominciare anche con trattati economici ad incentivare gli altri paesi a far sì che quei detenuti stranieri scontino la pena nei paesi da cui provengono. E su questo ci si può fare molto, ma prima di tutto l'Italia deve fare una sua parte. Quindi io non sono uno di quelli che pensa che tutte le colpe siano dell'Europa sull'immigrazione. Noi abbiamo una grande colpa come paese, e risiede in capo ai vecchi partiti di questo paese, il fatto che sull'immigrazione si sia fatto business, ma business milionari che rendevano più del traffico di droga. E non lo dico io, lo dice uno come quello che stava a capo di Mafia Capitale, che era Buzzi. Quindi se noi non mettiamo in piedi delle politiche anticorruzione sulla gestione dell'accoglienza, che significa smetterla di affidare a cooperative o associazioni nate il giorno prima la gestione dell'emergenza migranti, o continuare a far cadere a pioggia soldi anche dell'Unione Europea, del bilancio europeo, per continuare a finanziare le solite cooperative e entità che gestiscono i migranti, non ne usciamo. E il vero grande problema, perché dicevo 17 milioni a rischio povertà e 9 milioni di poveri? Il vero grande... 5 milioni di poveri, secondo l'Istat. Sotto la soglia di povertà relativa, non assoluta. Quella è assoluta, questa che sto dicendo io è relativa. 780 euro al mese, le posso assicurare che in Italia con 780 euro al mese a fine mese non ci arrivi. E queste persone qui oggi sono i protagonisti del rischio di conflitto sociale anche col fenomeno migratorio, che è incontrollato proprio perché è stato un business. Non è dietro Reuters. La Reuters, sì. Grazie, sono Gavin Jones della Reuters. Volevo chiedere sul referendum sull'euro. Voi, se arriverete al governo, avrete un sacco di cose da fare, no? cioè, volevo capire che priorità è questo, perché c'è il reddito di cittadinanza, c'è la riforma della giustizia, c'è la riforma del conflitto di interessi, c'è una legge anticorruzione, tante cose. E il referendum sull'euro è una cosa molto complicata, come avete detto voi, dovete fare una proposta di legge costituzionale e poi organizzarlo. Sinceramente, ma anche perché all'estero molti non guardano 5 Stelle, l'unica cosa che gli interessa è vogliono uscire dall'euro, vogliono riprendere sull'euro. Questa è una cosa che secondo voi lo potete fare se vincete già nella prima legislatura, entro 5 anni, fare questo referendum sull'euro, o una cosa un po' più a lungo termine? Come abbiamo sempre detto, il nostro primo provvedimento sarà il reddito di cittadinanza, che mette insieme spending review, perché i 17 miliardi di euro di copertura della nostra proposta sono spending review e maggiore tassazione su alcuni settori privilegiati di questo paese. Mette insieme un aumento delle pensioni, perché porta tutte le pensioni minime a 780 euro, che è la soglia di povertà relativa, e certificata dall'Eurostat, e allo stesso tempo esegue una distribuzione della ricchezza nel paese che aiuterà l'economia reale, perché immettiamo 15 miliardi di euro nell'economia reale attraverso la spesa di coloro che prima non riuscivano ad arrivare a fine mese. Quindi è anche una manovra di economia abbastanza banale, ma che consente
anche uno sviluppo economico. Il referendum, come ha detto lei, richiede una proposta di legge costituzionale e l'approvazione in Parlamento, che ha i suoi tempi e avrà i suoi tempi di discussione. Sono molto più preoccupato di quello che avverrà nel 2017, piuttosto dei tempi della nostra proposta referendaria nel 2018. È chiaro che se è nel programma della legislatura che inizia nel 2018, non è che lo facciamo nella legislatura che inizia 5 anni dopo. Ma il nostro obiettivo, secondo me, come Italia, è studiare il piano B fin da adesso, perché nel 2017 ci saranno elezioni importanti. Sul referendum, la proposta di legge costituzionale, conoscete i tempi della Costituzione, i tempi costituzionali di approvazione e poi di indizione di un referendum. Speriamo anche che mentre noi abbiamo questa procedura, l'Europa possa, e quindi le istituzioni europee possano rinsavire, venire a miti consigli e aprire tavoli sui temi di cui parliamo e di cui abbiamo parlato oggi. Okay. Ovviamente volevo solo dire un'ultima cosa, non è il Movimento 5 Stelle che vuole uscire dall'euro, saranno i cittadini italiani a decidere se l'Italia debba uscire dall'euro oppure no. Ovviamente non abbiamo mai nascosto la nostra forma, molto, la nostra posizione molto critica nei confronti della moneta unica. Buongiorno, sono Tom Kington del Times. Nel passato ha parlato della sua preferenza che sarebbe